Buonasera Alessandro, ringrazio sempre per la cortesia e disponibilità nel fare questi servizi. Io credo che i servizi di estremo interesse, in quanto oggi è stata scelta qui l'Umbria proprio per il lancio di questa nuova iniziativa di un prodotto che è l'utilizzo di tutti, specialmente adesso che arriva l'estate. Infatti parliamo di birra, Alessandro. Parliamo di birra perché è un sistema che abbiamo voluto portare qui in Italia. Io rappresento in questo momento una società inglese che è la Royal Symphony di Londra, dove io ne sono il director, e abbiamo fatto una partnership con una società italiana, prettamente italiana, che produce un macchinario per commercializzare questa birra, una birra importante, e preferisco lasciare la parola dopo alla società che è stata scelta per divulgarla in tutto il territorio nazionale italiano, anche se siamo presenti nel Regno Unito, negli Stati Uniti, ma qui in Italia abbiamo scelto una società importante, con una rete importante di agenti di commercio, si chiama Xanthia Service, è una divisione della futura Green Tech, e vedremo quello che ci dirà il somministratore. Facciamo un brindisi. Infatti, ecco. Ho ricevuto anch'io il bicchiere di questa speciale birra e sarà un piacere proprio assaggiarla assieme a voi. Veramente, veramente ottima, dico la verità. Ecco, adesso la appoggiamo perché dobbiamo continuare. Ecco, il vantaggio magari di questo tipo di birra, perché poi c'è l'innovazione, mi sembra tu di capire. Sì, siamo voluti stare attenti anche all'ambiente. Tanto è vero che questo sistema che andremo a vedere adesso, come lo presenteremo nel suo servizio, Mastrini, è che andiamo ad eliminare i fusti della birra. Cioè, noi con questa birra non andiamo a togliere, a far concorrenza alle altre birre che sono sul mercato, ma andiamo a proporre una birra nuova e un sistema nuovo. Un sistema nuovo che ci consente appunto di togliere l'ingombro di questi fusti di acciaio e presentare e far vedere la birra in un altro sistema. Però ripeto, questo qui lo facciamo dire all'amministratore della Xanthia Service, che è il signor Raffaele Maccarone. Innanzitutto volevo ringraziare il cavalier Gianni Sandonà, che tramite la sua società inglese ci ha, diciamo, selezionato per poter poi veicolare e commercializzare questo nuovo sistema di birra. Noi siamo Xanthia Service, abbiamo preso l'esclusiva per l'Italia di questo nuovo sistema di produzione e distribuzione della birra, poiché esattamente viene fatta in due modi diversi. La produzione, perché è una birra che viene prodotta all'istante, pertanto sempre giovane, fresca, molto appetibile, che si beve volentieri. Non è messa in bottiglia, viene prodotta con un dispositivo, uno spillatore, che è un brevetto mondiale, il quale permette di miscelare questa crema di birra che esce all'istante una perfetta birra bevibile. Noi stiamo partendo su tutto il territorio nazionale, come start-up siamo partiti dall'Umbria, poiché il cavaliere Gianni Sandonà vive in Umbria, e da qui vorremmo svilupparci in tutta Italia. Io adesso vorrei che dicesse anche due parole, io sono appunto l'amministratore, ma due parole al nostro direttore commerciale, il quale si sta facendo carico di un grosso impegno per poter riuscire poi commercialmente a distribuire sistema prodotto birra in tutta Italia. Pertanto chiamerei qui anche il signor Mario Nobile, che è il direttore commerciale di Xanthia Service. Io mi occupo di tutta la parte commerciale, ci crediamo molto in questo progetto, anche perché per noi non è un'altra birra sul mercato, ma è la nuova birra sul mercato, un nuovo modo di fare birra, di spillare birra e far sì che ci sia l'opportunità per il cliente che vuole qualcosa di diverso, di nuovo, che ci permette per gli esercenti una maggior durata, un miglior servizio e una rete di assistenza capillare a livello nazionale. Saremo presenti, anche se siamo in start-up in Umbria, ed è per me motivo di orgoglio, al di là di piacere personale, in quanto la mia compagna è umbra e quindi è per me un piacere doppio voler radicarci su tutto il territorio
ripeto, non con un'altra birra, ma con una birra in più. Vorrei fare solo un piccolo inciso. Birra Morena è stata premiata fra le sue molte birre come miglior birra scura al mondo, la numero uno, quindi campione del mondo della birra nera. Noi abbiamo scelto questo unico prodotto perché è un sistema di fare e bere birra e non di produrre birra. Parliamo un po' anche del vantaggio che magari ci possono avere ossia al bar oppure la pizzeria o il ristorante usando questo tipo di birra. Beh, qui apriamo un attimino un discorso un po' più ampio perché sono diversi punti, cerco di essere più sintetico possibile. Per gli esercenti sono diversi vantaggi. Uno, che abbiamo un tempo di scadenza con, nel nostro caso si chiama bag in box e non fusto, perché è praticamente, intanto il prodotto è totalmente smaltibile come sia per il cartone sia per la sacca, perché è biodegradabile. Secondo, per l'esercente, problemi di stoccaggio, quindi proprio un problema logistico, occupare poco spazio, perché noi non sono fusti a litri, ma essendo un bag in box sono a chili, e poi il sistema che genera una maggior produzione di litri di birra, ma di fatto viene stoccato a chili. Non abbiamo neanche più il problema dello stoccaggio dell'acqua, perché il sistema comprende acqua e birra. Un vantaggio economico perché non facciamo deposito, ma viene fatta dalla produzione, in questo caso la casa madre di cui siamo orgogliosi di essere nella rete commerciale, se noi siamo santi, ma abbiamo mandato da loro, il vantaggio di dire mettiamo sul mercato una birra che viene prodotta e consegnata all'utente finale che è l'esercente. Quindi un prodotto fresco, non ha tempi di stoccaggi, non ha il logistico caldo, freddo, quindi non abbiamo eventuale perdita di qualità, e questo credo che sia un grande valore aggiunto, e competitivi sul prezzo. Questi sono un po' i nostri punti. Però poi andremo nei locali, quanto prima possibile, in maniera più dettagliata possibile, per illustrare e documentare quanto diciamo. Grazie. Ma questa birra bisogna anche fare attenzione a berne troppa, potrebbe anche... Come tutte le cose, il motto è bere responsabilmente, però bere bene. Esatto, bere bene. Gin. Amici, è veramente buona. Pertanto, prossimamente, sulle ristorazioni, sulle pizzerie, sui bar, troverete la birra Morena. Cincin a tutti voi. Cincin a tutti voi. Birra Morena. E brindiamo al successo di Xanthia Service.